completamente diversi nei comparti. I dati rilevano negli ultimi anni, a proposito del mercato nel settore della pulizia professionale, una crescita lenta ma progressiva, sia nel pubblico che nel privato. Qual è la situazione allora del mercato nei diversi comparti? Lo abbiamo chiesto ai vari esponenti. La situazione del mercato per il mondo della distribuzione la vediamo proprio quest'anno, qui in occasione della Fiera Pulire, con una ricerca che Afidam.com ha commissionato per dare delle risposte serie e puntuali e per mettere nella condizione i distributori di poter prendere delle scelte strategiche per il loro futuro e il futuro delle loro aziende. Il mercato è, come quello europeo, in crescita, nonostante ci sia un inizio di piccola crisi che è un po' dovuta non al nostro settore nello specifico, ma a tutti i settori in generale. Devo dire che il cleaning è un'attività che prende sempre più piede e quindi la produzione sta aumentando di anno in anno. Il mercato dell'attrezzatura, come il mercato delle altre categorie nel cleaning, è abbastanza stabile. Certo, notiamo un po' di rallentamento negli ultimi due anni, ma siamo abbastanza fiduciosi perché ci sono dei segnali sul mercato e comunque dobbiamo sempre guardare avanti. Sicuramente guarderemo la nostra fiera di settore che sta avvenendo molto, molto presto e ci contiamo tantissimo, sarà sicuramente un'occasione di rilancio. Sicuramente un profondo positivo cambiamento, questo trainato a grande forza dal Green Public Procurement che a livello europeo ma soprattutto a livello italiano è stato preso di buon grado, non solo nell'ambito pubblico ma grazie proprio all'economia circolare del Ministero dell'Ambiente anche i privati sono sensibilizzati alla tematica del Green Public Procurement. Penso che il nostro mercato segua il trend generale di tutti gli altri, quindi risenta in qualche modo della crisi. Io sono abbastanza ottimista in quanto per esempio nella lingua giapponese la parola crisi non ha un significato negativo ed è composta da due ideogrammi che hanno un significato loro compiuto e vengono messi insieme per comporre il significato della parola crisi. E sono opportunità e pericolo. Da una parte abbiamo la gran parte della clientela che va alla ricerca spasmodica di un prezzo ribassato. Il pericolo è di scadere in prodotti e beni di scarsa qualità, facilmente reperibili anche in GDO o presso i cash and carry. Questo frazione disperde la domanda. L'occasione, l'opportunità è quella di andare a individuare quella parte di mercato che invece oggi è alla ricerca di soluzioni per la pulizia complete che diano risposte ai loro problemi. Lì sicuramente la professionalità e la competenza possono fare la differenza. È una situazione sostanzialmente stabile, se non in contrazione. Non abbiamo dei segnali di una ripresa ancora del mercato, anzi abbiamo segnali di tensioni sui livelli di prezzi, di marginalità sempre in riduzione. A mio avviso il mercato della distribuzione in Italia non è per niente in flessione, anzi come testimoniano le ricerche e gli studi che fa Afidam sul settore, si vede che il mercato è in continua evoluzione, in continua crescita. Ci sono circa 600 aziende in Italia strutturate per fare la distribuzione di macchine e prodotti per la pulizia industriale con una media fatturato di 1 milione di euro più o meno. Diciamo che secondo me stiamo un po' cambiando modo di lavorare, ovvero diventiamo sempre più aziende di logistica e sempre più aziende di servizio. Per noi questi ultimi anni sono stati sicuramente positivi e questo è il frutto della scelta strategica dell'azienda di investire nell'ecosostenibilità. Tutti i nostri nuovi lanci sono stati infatti prodotti appartenenti alla linea Green Care e ci hanno dato degli ottimi risultati di vendita, quindi non possiamo che vedere anche i prossimi anni in maniera assolutamente ottimistica. La situazione del mercato per il settore dei prodotti chimici per quello che ci riguarda è positiva, è favorevole. Non ci sono gli alti e bassi che avevamo riscontrato negli anni passati. Peraltro le normative ci stanno dando una mano. Le nuove regole che riguardano i PMC, i biocidi,
la classificazione dei prodotti, secondo il mio parere, dà più professionalità per tutti e più chiarezza. Il settore del nostro mercato, i dati danno che è un mercato in crescita, perciò questo è un aspetto molto positivo. Ovvio che naturalmente quando si parla sempre ancora di crisi, ma io non la reputo crisi, lo reputo un grande cambiamento, non solo del nostro mercato, e dobbiamo naturalmente adeguarci a questo grande cambiamento. Ognuno di noi lo deve fare. Allora, io il mercato lo vedo abbastanza stazionario, nel senso che se prima era improntato anche su molte realtà che nascevano, adesso invece ci si sta un po' più concentrando su quella che è la distribuzione anche più dettagliata. È una situazione, direi, in fermento perché ci sono grosse gare d'appalto, molta attenzione verso il prodotto chimico, molta attenzione verso la qualità e la rispondenza della qualità in gara d'appalto e negli appalti pubblici. Quindi ritengo che sia un momento sicuramente economico particolare, ma in evoluzione, quindi io sono assolutamente positivo, noi come azienda siamo positivi. Io sono abbastanza ottimista. È vero che in questo momento, negli ultimi anni, ci sono state la crisi del mercato, crisi nei pagamenti e le solite cose, però io penso che il nostro settore, fortunatamente, per vari motivi, turistico, alberghiero, culturale, abbia una spinta notevole, e questo devo dire anche grazie alla forza che ha il nostro settore da parte anche dei produttori, che diciamo sono leader nel nostro mercato, ma anche direi nel mercato europeo. Quindi tutto questo favorisce sicuramente le nostre operatività. Il mercato dei prodotti chimici noi lo osserviamo da filiale di una multinazionale, di un gruppo europeo, che sicuramente è un mercato che in tutta Europa non è in grande crescita, diciamo ormai molto maturo, e quindi si fanno incrementi chiaramente di minime percentuali anno dopo anno, a discapito invece dei settori finali che invece stanno crescendo, quali quelli del turismo o dell'ospitalità per anziani, eccetera. Quindi è un settore che è diventato difficile, sempre più si osserva la pressione a livello di prezzi, che sembra essere ormai quasi sempre il drive competitivo più importante. Per quanto riguarda panni, spugne e mop, che è il nostro core business, il mercato va bene perché noi siamo in crescita costante. Notiamo però un attaccamento forse ancora troppo forte a prodotti obsoleti e di bassa qualità. Secondo noi, diciamo, gli operatori dovrebbero concentrarsi di più a innovare a prodotti ecoefficienti piuttosto che a risparmio, perché poi il risparmio nel risultato finale non torna come si spera. Il mercato di oggi è come quello di ieri, basta andare in giro e migliorarlo, andare dalle aziende e proporsi continuamente con nuovi prodotti, con nuove soluzioni, e quindi il mercato può diventare migliore. In una situazione in cui la crescita è pari allo 0,0 e le regole del mercato continuano a non cambiare, la normativa non cambia, situazione sicuramente non facile per la distribuzione italiana. Sicuramente ci sono dei continui interventi da fare, degli investimenti da fare, che sono relativi per esempio alla burocrazia in evoluzione. Quest'anno abbiamo sperimentato la fatturazione elettronica, che speriamo che nel lungo periodo porti anche dei giovamenti. Sicuramente però ci sono anche delle novità, ci sono dei sicuri segnali di innovazione, diciamo. Il mercato è dinamico, diciamo che dà segni di crescita modesti, ma le aziende italiane si difendono bene anche sui mercati stranieri. Noi da parte nostra non ci possiamo lamentare, abbiamo avuto due anni eccellenti, ci aspettiamo un 2019 e un 2020 secondo gli anni precedenti.